Thank you Salve a tutti e bentornati all'appuntamento settimanale con la parola di Dio nella domenica di Pasqua, domenica della risurrezione. Sicuramente con la risurrezione di Cristo, celebrata nella veglia pasquale, siamo entrati nel giorno assolutamente nuovo per l'umanità, il giorno che inaugura la nuova creazione, il giorno della vita eterna in cui Dio tutto illumina e tutto feconda. È il giorno che non conosce tramonto. La Pasqua è la solennità delle solennità. Per questo motivo i padri della Chiesa hanno chiamato questo giorno ottavo, perché in esso confluiscano e trovano il loro compimento i sette giorni della prima creazione, deturpata dal peccato. Questo è veramente il giorno che ha fatto il Signore. La liturgia è tutta pervasa dalla gioia che scaturisce dalla fede nel Cristo risorto e dalla consapevolezza che noi siamo partecipi in forza del battesimo, della nuova vita di nostro Signore. Rendere grazie al Padre, allora in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, non significa tanto dire grazie a Dio, ma agire in atteggiamento di grazie, accettando la responsabilità di condividere la morte di Gesù, rinnegando ogni compromesso con il peccato e lasciando agire in noi la potenza della sua risurrezione. La risurrezione del Signore è dunque il centro della nostra fede e il centro anche del Nuovo Testamento. Annunciare sempre e instancabilmente Cristo risorto e la sua gioia a un mondo triste come il nostro che ancora gioca molto, ma non si diverte affatto, e offrire nella carità, per il bene esclusivo degli uomini, i contenuti veri, reali, specifici della vita cristiana, degna quindi di essere vissuta. Ma andiamo carissimi alla prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 10, al versetto 34 e poi i versetti 37 e 43. Il nucleo centrale della predicazione apostolica è appunto il cherigma primitivo, cioè quell'affermazione che Gesù, il Maestro di Nazareth, crocifisso a Gerusalemme, è risorto. Questa pericope che si legge oggi è uno dei discorsi missionari assunti dalla tradizione orale e poi riportati negli atti degli apostoli. Pietro espone a Cornelio di Cesarea, che era un pagano, e alla sua famiglia la missione, la morte e la risurrezione di Gesù, per poi condurli ovviamente alla conversione e al battesimo. Si può notare che la menzione del terzo giorno, tanto frequente nella catechesi primitiva, è in stretto rapporto con quella concezione giudaica della risurrezione generale dei morti. I tre giorni infatti indicavano il lasso di tempo necessario perché tutti i morti in Israele potessero risuscitare e poi giungere a Gerusalemme. Per il giudizio finale. Il contesto di questa pericope è sicuramente abbastanza complesso. Partiamo però dal versetto 1 del capitolo 10. Cornelio chi è? Cornelio è un romano, un pagano, ma un uomo giusto è un uomo Pio. Egli attendeva come tanti, la manifestazione del Messia, pregando sicuramente operando la carità. Ma l'angelo di Dio lo visita in una visione e lo esorta a chiamare Pietro, così si dice nei primi versetti di questo capitolo 10. Pietro a sua volta anche lui ha una visione di animali e cibi, tutti creati puri da Dio, tutti mangiabili e di cui non si deve temere nulla. Questo è un rinvio simbolico a non temere di mescolarsi con i pagani se si admira solo il disegno divino. I versetti 9 e 16 parlano di questa visione di Pietro. Giungono i messi di Cornelio da Cesarea a Giaffa, dove si trovava Pietro, il quale adesso sta per partire a Cesarea. Qui Pietro spiega che per la visione che lui ha avuto eh, ha superato la sua remora di ebreo di unirsi ai pagani. E chiede il motivo della sua convocazione. Allora Cornelio narra a Pietro la sua visione dell'angelo e dichiara che con tutti i suoi parenti è pronto ad ascoltare Pietro. I versetti 30-33 c'è proprio questa dichiarazione di Cornelio. Allora Pietro annuncia a Cornelio e ai suoi parenti il cherigma apostolico, cioè l'annuncio della risurrezione. E questa è la prima volta che questa predicazione viene fatta ai pagani. Poi ai versetti 44 e 46 avviene di nuovo la discesa dello Spirito Santo. La pericope, cioè il brano che leggeremo oggi, che va dai versetti 37 sino al versetto eh, 43 tratta di un testo fondamentale. È un compendio di teologia della storia nei momenti principali. Anzitutto. Nel eh, versetto 37 viene ribadito il battesimo del Signore preparato dal Battista. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, inizio del fatto di Cristo, che parte dalla Galilea, dalla predicazione del regno, per giungere a tutti gli uomini. Il battesimo è l'unzione dello Spirito Santo che consacra Gesù uomo come il Messia. E poi al versetto 38 c'è la motivazione, poiché Dio stava con lui. Questa motivazione eh, richiama il fatto che Dio unge di Spirito Santo e lo Spirito Santo è la prima presenza divina agli uomini. Possiamo dire che la vita storica di Gesù così è presentata e testimoniata. Al versetto eh, 39 si dice e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Gesù che uccisero avendolo sospeso alla croce, così si dice ancora in questo versetto 39, indica poi l'esecuzione da parte dei romani di cui Cornelio certamente era informato. Poi la testimonianza prosegue. Dice: Dio lo ha risuscitato al versetto 40 il terzo giorno, cioè secondo le scritture intervenendo di persona e gli ha dato di farsi manifesto proprio dopo la risurrezione nella realtà della carne al versetto 40, bellissimo, si dice così: Dio lo ha risuscitato e volle che si manifestasse. Soltanto dopo la risurrezione, gli apostoli cominciarono a comprendere, sia pure in maniera confusa, ciò che le scritture avevano profetizzato intorno al Cristo e ciò che Gesù stesso aveva detto di sé. Secondo il racconto eh, che ascolteremo nel Vangelo, Maria di Magdala è la prima a scoprire il sepolcro vuoto e ad avvertire anche eh, gli Apostoli. Passiamo, carissimi, ad esaminare il brano evangelico tratto dall'Evangelista Giovanni, al capitolo 20, ai versetti 1 sino al versetto 29. Si dice: Il primo giorno della settimana. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, nel giorno dopo il sabato. Giovanni, al contrario degli altri evangelisti, non, non um, descrive alla tomba la teofania della luce e dei personaggi, i giovani angeli, con altri fenomeni, non nomina le altre donne fedeli che erano con la Maddalena. Non dà la motivazione della visita funebre, no? ma dà altre preziose indicazioni. L'insistenza è proprio sul primo giorno, ripreso poi anche dopo al versetto 19, e poi con i simbolismi del 7 più 1 al versetto 26, e poi l'ottavo giorno. È il lunedì ebraico ed è ormai la domenica cristiana, no? la Maddalena si muove, si muove per prima, si muove all'alba, va al sepolcro, eh, va al sepolcro del Signore e l'Evangelista non ci dice il motivo, ma oltre che nell'affetto di lei per Gesù, sappiamo eh, da Marco e dall'Evangelista Luca che probabilmente Maria Gdil Magdala vuole trattare il corpo del maestro secondo gli usi più cari, il che non era stato fatto il venerdì, perché? perché era troppo tardi. Si capisce che ella e le altre donne vada prestissimo, meno tempo passava e più efficace sarebbe stato il trattamento del corpo. Arrivata poi alla tomba, vede che la pietra di chiusura è stata portata via dal sepolcro stesso. Allora corre dai discepoli. La Maddalena vede la tomba vuota, corre da Pietro e dal discepolo amato da Gesù, che probabilmente poteva essere Giovanni. Al versetto 2 si dice, corre. L'evangelista non ci dice se Maria entrò nel sepolcro. Forse le è bastato vedere la bocca nera dell'ingresso per dedurre un nuovo dispetto dei nemici di Gesù. La prima reazione è quella di correre e questo diventerà uno eh, dei verbi caratteristici di questa, di questa giornata, di questa mattina. E dice: Non sappiamo giunta dal capo dei discepoli eh, che è Pietro e da questo misterioso giovane eh, discepolo, probabilmente Giovanni, annuncia ad essi in un modo concitato, portarono il, si il Signore via dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero e quindi la Maddalena stava in compagnia di altre donne fedeli e comunque aveva scrutato il sepolcro, trovandolo eh, ovviamente vuoto, anche se non sapeva eh, chi, chi fossero i trafugatori del corpo del Signore, che ancora ella crede morto. Al versetto 3 si dice così, Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Uscì di Pietro e dell'altro discepolo L'evangelista Giovanni non dice che furono sorpresi, eh, meravigliati, eh, stupefatti. A Giovanni interessano i fatti obiettivi che si concentrano sul sepolcro vuoto. Egli annota solo che i due discepoli del Signore escono subito da casa e vanno al sepolcro. Nei versetti 4 e 5 si dice, correvano insieme tutti e due. Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Quel correvano. Essi corrono, ma l'altro discepolo è più veloce perché è più impaziente. E non perché Pietro sia vecchio, poteva avere allora non più di 30-35 anni. Comunque, quello giunse prima. E senza entrare nel sepolcro si inchina alla bocca del sepolcro e riesce a vedere giacenti i lenzuoli funebri che avevano circondato il corpo del Signore. Si dice chinatosi. La porta del sepolcro è alta poco più di un metro e per guardare dentro ovviamente ci si doveva chinare. Vide. È un verbo questo del linguaggio popolare e indica il dare un'occhiata sommaria, che basta per vedere se c'è qualcuno morto o vivo nella camera, oltre al corredo funebre comprato, come sappiamo, da Giuseppe d'Arimatea. Si dice ancora non entrò e questo forse è un ricordo di prima mano, il discepolo è giovane e come molti ragazzi della sua età forse paura dei morti e quindi non entra. Ma, come per la corsa al sepolcro di prima, un sentimento così semplice e genuino non ha soddisfatto né i devoti né i simbolisti. Ecco nascere poi di questa diverse interpretazioni. Versetto 6 sino al versetto 7: Giunse intanto anche Simon Pietro, chi che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, quel giunse al versetto 6, qualche istante dopo giunge Pietro che con gesto audace entra nel sepolcro e contempla quei lenzuoli giacenti. Ma anche il sudario, il grande panno con cui era stata avvolta la testa del Signore, questo non stava con i lenzuoli funebri, ma era stato ripiegato con cura e messo da una parte come segnale di richiamo all'attenzione dei fatti. Vide. Il verbo indica un guardare attento, un guardare calmo, e un rendersi conto di ogni singolo particolare, il riconoscere i singoli oggetti. Che cosa vide Pietro? Le bende, indica la parte più cospicua del corredo funebre, il lenzuolo, le bende per legare le mani, e i piedi, tenere la bocca chiusa, sudario, indica proprio Quel, quel fazzoletto che serviva a coprire il volto del morto appena prima di deporlo nella tomba. Nella sepoltura che ci fu di Gesù, una sepoltura affrettata, il volto di Gesù era stato coperto dal lenzuolo eh, ripiegato, quindi il sudario era inutile. Per questo non fu sciolto, verosimilmente ben arrotolato perché nuovo. Noi diremmo impacchettato ma semplicemente deposto sul capo di Gesù, già nascosto dal lenzuolo. Al versetto 8 si dice, allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Entrò anche l'altro. Adesso il discepolo giovane prende coraggio ed entra anche lui nel sepolcro. Giovanni qui annota i due verbi della fede, vide e credette. Vide indica ormai un attento esame o un guardare con più calma. Credette, quindi il discepolo crede che Gesù è effettivamente risorto. Al versetto 9, infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. La notazione finale dell'evangelista è carica di ambiguità. Pietro vede soltanto, ma l'altro vide e credette. E allora come mai si dice infatti non avevano compreso la scrittura, ossia che egli doveva risorgere dei morti, al versetto 9? Solo il discepolo amato, qui vede per amore tutta la storia di Gesù al suo epilogo. Gli altri attendono di vedere perché su dire il corpo risuscitato fatto che avverrà la sera stessa. La risurrezione del Signore rinvia sempre alle scritture, all'Antico Testamento. Ancora oggi non bende nessun sudario, ma le scritture che leggiamo o dovremmo leggere rinviano esattamente al Signore. Buona domenica e buona Pasqua a tutti.